Buonasera, sì, non è un miraggio, sono io. 393esima puntata, quindi siamo tornati in pista. Poi magari ad agosto faremo un po' di pausa. Non è che in queste settimane, insomma, sia stato fermo tra gare e non gare, perché in realtà sono qui, ma in realtà sono in quelle di Imola per quanto riguarda i campionati italiani ACI Sport. Invece, per quanto riguarda la nostra Sabrina. Allora, ci siamo, un'altra tuta, questo è il mio spacciatore preferito, Nicola Baldan, che ci ha dato questa è proprio nuova, 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 come vedete, non so se riconoscete questo, ma si vede, no? Strano, uguale, strano. Quindi ringraziamo Nick Baldan per gli amici Chioggia Kart. Poi, c'è un'altra, a parte mi sa che queste ve le avevo già fatte rivedere, però mi piace farla rivedere, soprattutto questa qua. Ovviamente, questa invece è del nostro Sandrone Pelatti di quando correva in Seat. Eccola qua. Anche questa Frim. Oh, tutte quelle tute della Frim. C'è un motivo per cui dico queste cose. Poi, passiamo il Lambo. E l'abbiamo finalmente scucita. Eccola qui. Pietro Perolini. Questa vedete. Huracan GT3 Evo, eccola qua, facciamo vedere il logo, vai, vai, e poi anche questa, eccola qui, questa qui invece è del nostro amico Cédric Sbirazzuoli, pilota monegasco, questa è quando correva con la Lamborghini, come vedete Dream Racing. E quindi ringraziamo tutti i nostri spacciatori di tute, quindi Sabrina sarà molto contenta. Nel frattempo ora li mettiamo qua. Allora, puntata numero 393. Ospiti, ovviamente con tutte le varie distanze. Io comunque sono già Covid free perché comunque ho fatto tutte e due le dosi, quindi tranquilli, c'ho il Green Pass come Hulk praticamente, è diventato verde. I nostri ospiti, Moriano. Apriamo lo studio ed eccola, Jenny Sonzogni, lui forse ve lo ricordate, Federico Soave. Benvenuti, siete i primi ospiti del dopo pandemia. Grazie Stefano di averci invitato. Grazie mille, è un piacere. Allora, driver bergamasca, giovanissima, classe 2000-2002. Di che cosa parleremo? Beh, parleremo di tante cose. Intanto parliamo di sì, parliamo di sicurezza, così ci leviamo subito il dente. Allora, come vedete qua, eccolo qui. Casco. Questo è il casco che di solito si usa per correre. La visiera in base al gusto del pilota. Perché ci sono dei piloti che amano solo la parte sopra, quindi tipo fascia parasole e il sottobianco oppure colorato. Jenny ce l'ha proprio così, nera. Eccola qua. Casco integrale, ovviamente, se non sbaglio, in carbonio. Sì. Abbastanza leggero, anche se non è l'ultimo, quello leggerissimo, se non sbaglio. Esatto, non è l'ultimo, è l'ultimo. Esattamente dietro questa cosa qui, che è un deflettore per l'aria. Dove si usa? Ma di solito si usa quando si corre in monoposto, quindi scoperti la macchina, scoperte serve per aiutare, per dare un po' più di stabilità alla testa del pilota. Queste cose qui che cosa sono? Questi qui sono gli attacchi, ce n'è ovviamente uno di qua e uno di qua, sono gli attacchi di questa cosa qui. Questa cosa qui, questo oggetto, possiamo dire che sia un po' un oggetto del desiderio, no? Perché il collare ANSE costa, penso, un millino, insomma, parte. Questo casco, questo qui, ovviamente, anzi, glielo facciamo indossare, ma la particolarità è che sotto a voi ci si mette questa imbottitura proprio per non stare a rovinare, insomma, la scapola, insomma, per essere un pochino più confortevole, anche se di confortevole il Lance non ha nulla. Prego, a lei. Ah, se vi domandate dove mette tutti quei capelli, li mette nel sottocasco e dentro la Allora tuta. facciamo così e così. Eccolo qui. Praticamente questi qui ci sono come possiamo dire, vabbè, Te insomma, l'accetti?
dei laccetti, eccoli qua, questi qua che si attaccano al casco. Qui invece, come vedete, c'è una specie di spoglio perché le cinture praticamente vanno qui. Vanno sopra l'anse, non vanno sotto. E tra l'altro, proprio in una gara del, credo, del GT World Challenge, la direzione gara ha fatto fermare un pilota perché dall'onboard camera ha visto che le cinture in realtà erano sotto e hanno fermato il pilota per la sicurezza. Anche perché, come tutti i dispositivi di sicurezza, va messo nella giusta posizione, perché nella giusta posizione offre il massimo della sicurezza, come la cintura. La stessa cosa. Grazie. Prego. Poi, cosa molto importante è questo qui. Questa è la radio. La radio con cui il pilota... Senti, pilota, fa per maschio o femmina? Come, sai, ora in questo momento di politically correct è un po' un... Pilota. Driver. Fa tutto. Fa tutto. E praticamente c'è anche l'attacco questo grosso, ovviamente ci sono i tre, i vari tre canali, come vedete qui ci sono tre scanalature, e poi qui praticamente questo è il casco. Più leggero non vuol dire che tiene meno, ma con i materiali di adesso, tipo il carbonio, siamo arrivati ad un peso del casco veramente quasi irrisorio. Ma soprattutto quello che ha portato queste nuove tecnologie è la rigidità per quanto riguarda tutto il guscio, che poi dopo ovviamente all'interno ci sono tutte le imbottiture. Queste imbottiture tra l'altro possono anche essere personalizzate per fare ancora stare di più comodo il pilota. Allora, abbiamo fatto questo breve riassunto. Che cosa iniziamo? Federico Soave, voi ve lo ricordate, e se non me lo ricordate ve lo dico io, rappresenta SR Racing. Però spiegaci, io lo so, che cosa è SR Racing? Ma in due parole, SR Racing praticamente è un'agenzia che sostanzialmente copre tutto dall'abbigliamento, come hai detto tu, Frim, in quanto SR Racing è dealer ufficiale Italia per l'azienda Frim, quindi cioè, gestiamo l'Italia insieme con Massimo, che tu conosci bene, che è uno dei titolari. Salutiamo. Che salutiamo, c'è Massimo e anche Beppe, che sono i due commerciali di Frim. E poi diciamo che qualche anno fa è nata l'agenzia CD Management, quindi abbiamo integrato all'interno di SR Racing tutto quello che è il management cioè per i piloti, e negli ultimi anni abbiamo, oltre a quello che poi magari spiegheremo cos'è un manager e cosa fa un manager, anche tutto quello cioè che riguarda tutto l'apparato social media, perché abbiamo una social media manager cioè che gestisce tutti i siti, i social e quant'altro. Che ora vanno dei nostri piloti, che ormai sono diventati il fulcro della nostra società. Tra l'altro sono, per un momento sono diventati più importanti del risultato in pista. Sì. Ok, sì. Detto questo, e niente, quindi poi il mondo appunto del management fa parte di tante di quelle cose, poi magari ce lo dice anche Jenny, cioè di cosa vuol dire tutto il lavoro che c'è in pista, ma anche al di fuori della pista, perché è un lavoro tanto... Il backstage. Tanto, bravissimo, il backstage. Poi tu lo sai, Stefano, sai che a me piace sempre, a parte che sei un grande amico per me, lo sai, te l'ho sempre detto, tu che frequenti tanto cioè, gli autodromi, sai perfettamente di cosa sto parlando, perché è una vita che bazzichi anche tu, anzi sì, forse sei arrivato prima di me. Sì, infatti io quando qualcuno mi dice quanto è che sei qua, io dico... Guarda qua. Guarda qua, insomma, nel senso sì, in effetti è così, anche se poi in realtà il primo manager, che poi lui è stato alla fine manager di se stesso, all'epoca fu Senna. Per quanto riguarda gli sponsor, se non sbaglio, il primo fu Enzo Ferrari. Ovviamente si va avanti con gli sponsor, si va avanti con i manager, basta guardare tutti i piloti ad esempio che sono diciamo in Formula 1 e a scendere giù, no? Ovviamente la Formula 1 è l'apice, diciamo, per quanto riguarda le monoposto. Se poi parliamo di turismo, di vetture GT, andiamo su WEC, di cui poi parleremo e quant'altro. Monoposto, adesso sì, diciamo che la base alla fin fine diventa il Formula 4,
poi il 3, il 2, se hai budget la Formula 1. Ci sono anche tante altre serie che secondo me un po' vanno a disperdere un po' di capitali, però diciamo che la nuova Formula Regional, che è praticamente fatta insieme a Renault, quindi ad Alpine, perché ora Alpine ormai è diventata la parte racing, hanno messo insieme le forze, sono gestite ovviamente dai francesi, però questa è l'idea che la nostra federazione ha avuto per far crescere i piloti, soprattutto per quanto riguarda il Formula 4, schieramenti incredibili, e tanti di quei piloti li vedi proprio salire, altri magari non riescono, anche perché come salti il gradino, lì la differenza sì la fa il soldo, ma la fa anche la prestazione. Assolutamente. Assolutamente. Allora, quota rosa, perché Jenny ovviamente è una ragazza, abbiamo detto classe 2002, quindi 19 anni, però, particolarità, lei ha iniziato a 4 anni. Com'è questa cosa? Spiegatela. Sì. Quando avevo 4 anni mio papà mi ha tramandato un po' quella che è la passione del motorsport. Lui andava con le motocross e inizialmente io volevo andare più su quella strada. Poi ho provato un kart a 4 anni e da lì è stato amore a prima vista. Quindi famoso colpo di fulmine. È famoso quello. Senti, ma papà ha avuto dei risultati col cross? No, lui andava per divertirsi. Così. Ah no, pensavo andava per i campi. No. Cioè, nel senso, faceva enduro, no? Perché anche l'enduro è una disciplina bellissima. Quelli della nostra età sappiamo con le moto da cross cosa si fa. Sì, ma anche ora. Anche se, tra l'altro, vorrei fare anche un po' un appello, perché tanti che fanno anche mountain bike e roba varia, c'è qualche disgraziato che nei boschi mette dei fili di acciaio, quindi capisco la pandemia, capisco che il cervello non sempre sia in moto, però insomma stiamoci attenti. Quindi kart. Kart, sì. Ma kart fino anni, anni, un bel po', anni, sì. Sì. Hai avuto tantissima esperienza in kart, ti sei evoluta, sei partita con? Con un cinquantino, classica categoria. Noi invece col ciao, esatto. Cinquantino per noi era il ciao. Con quello e poi pian piano ho scalato le varie categorie fino ad arrivare agli ultimi anni in KZ. Ma soprattutto adesso sei approdata nella FX Italian Series Formula 4. Sì. Raccontaci questa esperienza. È un'esperienza, diciamo, che sta iniziando un po' a realizzarsi quello che è il sogno da bambina di fare il pilota. Quindi sto iniziando ad approcciarmi a un mondo un pochettino più delle monoposto. Quindi è stata una bella emozione provare la Formula 4 per la prima volta, arrivando dal kart e dalle Formula Predator. Che si sono, tra l'altro, era l'esperienza, la prima esperienza in sì, monoposto, sì, tra è stata l'altro. Quella. Beh, è stata un po' la Predator è stata un po' propedeutica, il Formula 4 è proprio macchina da corsa. Sì. Tra l'altro con un team, con il Resume Motorsport, giusto? Sì. Loro come li hai conosciuti? Tramite? No, li ho conosciuti per una serie di coincidenze in pista e lì ho fatto il primo test con loro, col Formula 4, e ci siamo trovati molto bene. Sia dalla mia parte che dalla loro, e abbiamo deciso quindi di collaborare per quest'anno. Questo matrimonio sa da fare. Sa da fare, sì. Sa da fare. Senti, com'è stato calarsi per la prima volta dentro un abitacolo di una Formula 4? È stato emozionante, è stato bello. C'era tanta adrenalina, tanta emozione, e però appena poi ho abbassato la visiera, mi sono detta adesso devo accelerare e devo fare tanti chilometri. Come dicono a Milano, c'è da dare del gas. Esatto. Sì. Lo dicono anche a Modena, però. E lì è stato molto bello. Mi sono sentita fare quello che mi piace e quindi mi sono trovata molto bene. Nel tuo mondo. Nel mio mondo, sì. Senti, quanti giri hai fatto? In generale? Per quel test? Non moltissimi, però cerchiamo di trarre il meglio da quelli che facciamo. Però te li ricordi tutti? Sì, tutti, dal primo all'ultimo. Senti, di che cosa hai trovato di facile e di difficile in questo test? Soprattutto come prima volta all'interno di Formula 4. Allora, di facile mi sono trovata subito a mio agio con quello che è la vettura, il grip della gomma e quant'altro. E difficile ti direi il freno, perché è molto diverso da quello che è il kart.
quindi diciamo che è quello su cui ho dovuto lavorare un po' di più rispetto a quanto magari la guida, acceleratore e quant'altro. Che sono cose un po' che vengono all'incirca, però sì. Su una monoposto la frenata è molto importante, molto. Perché staccare 50 metri più avanti insomma, fa la differenza. Fa la differenza, soprattutto se devi sacrificare magari l'ingresso per un'uscita più veloce o devi praticamente sacrificare altro, magari in un sorpasso, quindi devi recuperare. Beh, insomma, dai, ti vedo al pezzo, già tutta brandizzata, ovviamente. Senti, dopo questa esperienza, vabbè, ovviamente tutti hanno il mito, no? Però come vedi il tuo cammino? Questa è una bella domanda. Diciamo che vediamo, cerchiamo di farlo diventare un lavoro, se è possibile, e di metterci tutte le energie che abbiamo per riuscire a realizzare quello che è un po' il sogno di fare il pilota. Beh, tra l'altro, con qui, no? Sai che questo qui in realtà non è il vero nome, no? È solo l'acronimo di Free Mind, quindi questo penso sia un brand, possa diventare un brand, nel senso proprio la capacità che hai, sì, voglio diventare il mio sogno, sono sicura di quello che vuole essere la mia strada e ce la metterò tutta quanta. Senti, in questo momento di politically correct, come la vedi? Nel senso che tutti, pilota è per tutti e due. Alla fine quando mettiamo il casco siamo tutti uguali, no? Esatto. Quindi per me è comunque importante, è un movimento importante, ci mancherebbe, però alla fine in pista siamo tutti uguali. Quindi anche perché poi donne al volante, a parte la Formula W, ce ne sono poi tantissime. Sì, abbiamo nel WEC, nel WEC c'è la macchina della Richard Mille con l'MP2 e c'è la macchina degli Aaron Dames di... Che tra l'altro hanno partecipato alla gara del Mugello. Vanno, Sì. Vanno. Diciamo che le ragazze che ci sono adesso, ovviamente la Woman Series o W Series, dà un'ottima possibilità. Anche una bella vetrina. Una bella vetrina, c'è un'ottima possibilità. E ovviamente noi abbiamo visto che da lì, diciamo che chi sta davanti lì nella Woman Series, poi diciamo che da qualche parte si ritrova poi su un sedile importante. Diciamo che comunque nel WEC parliamo di un certo tipo di cifre, di un certo tipo di management, di investimenti, perché abbiamo visto, insomma, è un campionato mondiale, quindi di risorse in campo ce ne sono tante. Io ho visto solo un ospitale di quello che hanno portato al Mugello, che era quello piccolino, mi ha detto no, veramente ce n'hanno uno più grande, era tipo un ex McLaren, cioè, spese non indifferenti. Parliamo di adesso invece, ti lancio la palla. Vai. Alpine. Sì. Quindi, vediamo un filmato? Vai. Allora andiamo con il filmato, poi insieme a Federico e a Jenny lo commenteremo. A voi regia. Bella cornice. Sì. Ma quanti circuiti ci sono in Spagna? Parecchi. La Spagna questo era uno nuovo. Alcaniz. Sì. Ok. Alpine. Stiamo parlando di WEC, stiamo parlando di André Negrao. Esatto. Che tra l'altro hai visto ora da poco, no? Sì, che tra l'altro si è fermato qui in Italia, quindi starà qui con noi fino alla 24 ore
Ovviamente partirà un po' prima di noi, che lo raggiungeremo qualche giorno 24 dopo. 24 ore di Le Mans, ovviamente. Lo raggiungeremo qualche giorno dopo, perché non aveva senso tornare a casa in Brasile per poi ritornare in Europa. Sì, quindi così ci si riposa un attimo. Allora, parlaci di lui. Ma allora, fondamentalmente questa è un'avventura, non lo sai, importante, perché Alpine quest'anno si è calata nel mondo della categoria regina, che è Hypercar. Siamo ovviamente... Si è buttata soprattutto, diciamo, nel motorsport ad altissimo livello. Sì. Che comprende quella categoria lì. Esatto. Posso dire Formula 1? Sì, sì, puoi dirlo. Sì. La Formula 1, ma anche WEC. Sì, assolutamente. Che è la Formula 1 delle vetture di turismo. Sì, delle monoposto, quindi possiamo dire, sì, scusa, delle monoposto, dei prototipi, ovviamente, cioè, gli appassionati sanno, perché ormai è su tutti i social, su tutti i quotidiani o mensili, settimanali, che parlano sia di motorsport, l'entrata, in primis di Ferrari, che lo sappiamo, ma di tanti altri marchi all'interno proprio del campionato WEC tra il 2022 e il 2023. A Monza, durante l'ultima gara del WEC, è stata presentata la Peugeot 9X8 del Cedeleone, quindi anche loro arriveranno dall'anno prossimo. E arriveranno in pompa magna, perché sono case ufficiali. Ricordiamo Peugeot all'epoca con Jean Todt, che vinsero appunto la 24 ore di Le Mans. Parliamo anche di una macchina, però, anche Lamborghini. Sì, sai, altri marchi, del quale ovviamente non posso dirti nulla, stanno studiando di entrare appunto in questo campionato. Praticamente una volta c'erano le LMP1, no? Adesso, beh, Toyota comunque ha continuato, e ovviamente stanno sviluppando la macchina. È arrivata Glickenhaus, che abbiamo visto c'è con la macchina, con queste Hypercar. Ovviamente Glickenhaus e Toyota stanno girando con il regolamento Hypercar. Noi ovviamente siamo nella categoria Hypercar, ma siamo l'unica cacciavettura con solo motore endotermico, quindi solo con motore benzina, quindi non ibrido. Quindi tra l'altro Glickenhaus, che è andata a podio, se non sbaglio. Glickenhaus che è andata a podio. Glickenhaus nasce da un appassionato. Da un appassionato americano, da un privato, che ha una storia dietro veramente incredibile. E secondo me è una bella scommessa per un privato calarsi in un campionato del genere. Con sì. Tutti questi mostri. Queste case, con questi mostri sacri delle case automobilistiche. E comunque, ecco, l'unica cosa che è un po', cioè, difficile per la federazione è creare un BOP tra l'Hypercar appunto e l'Alpine, però diciamo che stiamo vedendo che ci sono comunque, ci è riusciti, quindi ovviamente siamo con Andrea terzi, la macchina, il team è terzo a 15 punti dalla vetta, quindi andiamo alle mani. 15 minuti, poco, 15 punti sono pochi. Siamo lì. Ora mi era venuto un paragone, perché non mi veniva il nome. Praticamente Glickenhaus è il Bezos dei WEC. Sì, dai, ci sta. Ha speso una marea di... A proposito, cambiamo un attimo. Come l'avete vista questa cosa del riccone che è andato su per 11 minuti? A livello di tecnologia, però, è un qualcosa che, a distanza di 1969, parliamo di turisti, parliamo di un razzo che rientra da solo, parliamo di una navicella, cioè, che non atterra in mano ma sulla terra, cioè, insomma, la tecnologia è andata avanti tantissimo. Tra l'altro, per quanto riguarda le vetture, soprattutto del motorsport, negli anni abbiamo visto che tanta parte della scienza aeronautica è arrivata sulle monoposto. Per prima credo sia stata la McLaren con l'aerospaziale, qualcosa del genere, insomma, che l'aveva messa in una monoposto. Quindi WEC, punta di diamante per quanto riguarda le vetture turismo, però abbiamo detto che è in costante crescita e soprattutto evoluzione. Alpine sta lavorando bene, e comunque i fatti lo dimostrano, insomma, i punti. Certo, ti ripeto, non mi pronuncio, perché sai cosa sì. Cos'è una 24 ore, perché quello fa tanta differenza in un campionato, sono punti doppi. Sono punti doppi, quindi è la gara per eccellenza. Sì, ora poi ti tiro una missilata ora. Vai. Allora, molti dicono che la vera 24 ore è quella di Spa. Ok. Allora,
non posso dirti di no, nel senso che Le Mans è la gara più importante al mondo per quanto riguarda i prototipi e comunque per le vetture GTE, perché noi abbiamo le vetture GTE, mentre per quanto riguarda la 24 ore c'è di Spa, è la gara più importante al mondo per le vetture GT3. Quindi è vero che è una gara importantissima con a Spa. 40-50, ma che poi tra l'altro ci sono stati anche dei problemi a Spa, perché con via delle alluvioni è venuta proprio da via laggiù la strada di Blanchimont, la sì. strada quella normale. Ci sono stati molti problemi anche nei boschi lì sotto. Sì, ci sono stati addirittura circa 30 persone, e insomma è stato importante. Sì, c'è questa differenza più completa. Le Mani è vista come più la gara in assoluto, anche i film ora ultimamente, quello di certo. Quello sulla Ford con ovviamente Shelby e quant'altro, il film bellissimo, quello di Paul Newman, che tra l'altro si racconta, però sono quei segreti che di solito non sappiamo, che addirittura, visto che la produzione non voleva che lui guidasse, di notte sembra che lui uno stint se lo sia fatto. Quindi Jenny, queste corse, vabbè, noi sai, noi stiamo chiacchierando, ma noi possiamo andare avanti giorni, no? Ok. Noi parliamo di monoposto, ovviamente. Hai dato un occhio in giro agli altri campionati, alle altre macchine? Sì, qualcosina sì. Io adesso, avendo conosciuto Federico, mi sono anche un po' più interessata a quello che è il WEC e il mondo endurance. Devo dire che è un bel mondo. Facciamo diventare un Iron Dams. Che macchina ti piacerebbe guidare? Oddio. Puoi sbilanciarti. A me piace tutto, nel senso che per me è una cosa che ha quattro ruote e un motore. Anche un carrello, insomma, la spiega. No, basta che abbia un motore. E vada forte, mi piace. Mi piacerebbe guidarla. Di sicuro le GT3... sono molto molto belle, cioè le vedo come una cosa molto bella. E pensai, tra poco c'è, non c'è la differenza tra GT3 e GTE in questo momento, insomma. No, soprattutto perché il nuovo regolamento IMSA dell'anno prossimo non esiste, ovviamente qui nel WEC e nel IMSA, IMSA ovviamente parliamo di regolamento americano, gli americani sono stati un po' strani, no? Sì. Però insomma anche la 24 di Daytona, 12 ore di Sebring hanno il loro fascino. Esatto. E lì veramente sono circuiti old style. Sì. Senti, volevi mandare qualche foto? Cosa? Sì, magari qualche foto del, visto che parlavamo c'è di Alpine, magari sì. C'è di SRS in quello che si fa. Ok, mandiamo, ecco, tanto vediamo qui. Allora, questo qui è momento storico, perché questa è la 24 ore di Le Mans 2019, vittoria. Lì ci avevi la lacrima. Raccontaci come. Io ho fatto una cosa del genere, perché con il mio amico Lorenzo Casè, al debutto, quando ci siamo conosciuti, al debutto arrivò sul secondo. Podio, secondo, alla 24 ore di Le Mans. Emozionato ancora adesso se la vedo, perché è una roba che. L'ho sempre sognata da bambino, non di correrla, perché non ho mai parleremo anche di questo poi, fare il furbo. E non ho mai avuto, tra virgolette, non sono mai stato capace di correre. Mio padre era un ex pilota, ha cercato di indirizzarmi al mondo mettendomi anche su un kart, ma avevo capito che stavo meglio a giocare a calcio, perché non ero molto in grado di guidare. Non eri proprio adatto. Esatto, una cosa con il motore, quindi sai, poi quindi Le Mans è sempre stato il sogno, e comunque essere lì a fianco di André comunque è stata una roba che me la ricorderò, me la porterò sempre per tutta la vita. Come ti dico, mi sono portato dentro tutta la vita il podio, che noi eravamo sulla stessa macchina, tra virgolette, con chi collaboravamo eravamo sulla stessa macchina, quindi poi sì. Lo sai pure tu cosa vuol dire un podio lì. Vabbè, io considero, mi ricordo ancora la tirata che ho fatto, perché mi sono alzato il sabato mattina alle 6, sono andato a letto il lunedì pomeriggio alle 4. Benvenuto alla 24 ore. Welcome to 24 hours. Esatto. Mandiamo un'altra foto, veniamo, dovrebbe avere un'altra, e così la commentiamo. Che dire, macchina spettacolare. Tra l'altro la cura aerodinamica che sono queste vetture, vediamo anche soprattutto una parte importante, perché l'unica parte che tocca terra sono gli pneumatici.
Jenny, come hai trovato invece i tuoi pneumatici? Ah, mi sono trovata molto bene con Hankook e devo dire sarà che... Sarà contento il mio amico Giulio Rizzo. Mi sono trovata molto bene, hanno un buon grip. Ora ovviamente più giro, più ci entro in confidenza, più imparo a conoscere come si comportano, più che altro in gara, in tempi un pochettino più lunghi. L'usura, la curva di decadimento. Esattamente quello. Sembro quasi un pilota. Lo è. Però sì, mi sono trovata bene. Abbiamo un'altra foto? Dovremmo avere. Chi è quel signore vestito di nero in mezzo a questi altri due? Quello che la guida, è uno di quelli che la guida. Qui era praticamente una soddisfazione, cioè non è un traguardo, ma è la partenza per un'altra corsa. Sì, sai, io, lei lo sa perfettamente che ho sempre detto quando è finita, nonostante che questa qui ti porta dentro delle emozioni, come dicevamo, però quando qui è finita si pensa già alla prossima, perché comunque... Tanto già prenoti l'albergo. Esatto. Già prenoti l'albergo per l'anno dopo, perché sennò vai a dormire a Parigi. Esatto. E quindi si pensa già alla prossima. Lì ovviamente avevamo già le facce molto più rilassate, perché lì eravamo, penso più o meno, la gara è finita alle 3, eravamo circa alle 6 del pomeriggio, quindi proprio relax totale. Alle 18 era passata un po' tutta. Sì, ed eravamo in pre-mega festa che è stata fatta ovviamente da Alpine, giustamente, perché lì hanno battuto dei record e li ha battuti anche André, perché quell'anno era l'anno della Super Season, che durava praticamente, c'è due stagioni. Sì, era due stagioni, una a cavallo dell'altra. Quindi praticamente in quell'anno lì lui e Alonso sono gli unici due piloti che hanno vinto due 24 ore di Le Mans nello stesso campionato. E soprattutto è diventato campione del mondo, WEC, lì. Anche lui. Perché quella era l'ultima, no? Perché lui è diventato campione del mondo. Esatto. E quindi, sai, poi c'è stata una festa lì. Vabbè, io so, per me uno dei migliori piloti che è là dentro rimane comunque Alonso. Sì. E va forte, l'abbiamo visto andare forte con qualsiasi vettura, cioè non è che gli altri ci mancherebbe altro, sono fortissimi tutti, arrivati a quel livello lì, sono veramente forti. Però lui è stato... poliedrico nel scendere da una Formula 1, salire sulla Formula Indy, andare a fare la Dakar, ritornare in Formula 1. Io penso che gli manchi solo il rally, credo, proprio il rally. Sì, penso proprio di sì. Parlando di endurance, parlando di campionato mondiale, parliamo di sim racing. Perché questa qui hai portato a casa dei risultati incredibili. Sì, devo dire di sì. È stato ancora due anni fa, è stato aperto il team Waveframe eSport, ovviamente c'è coadiuvato dalle aziende Wave e Frame. Devo dire che è stato un progetto che io ho voluto portare nel mondo della simulazione, il reale, cioè la gestione di com'è. Ho avuto la grandissima fortuna di avere i ragazzi che hanno creduto in questo progetto. E lì abbiamo fatto, quest'anno abbiamo vinto il mondiale endurance con la 488 e io ho vinto la 24 ore di Le Mans nella MP2 e poi abbiamo, tra virgolette, abbiamo raggiunto dei risultati incredibili, perché altri campionati sia a livello nazionale che internazionale praticamente se non li abbiamo vinti siamo andati a podio. Sì, che poi comunque valgono per il ranking, praticamente si acquistano insomma punti e quant'altro. Sì, adesso poi ci sarà tutta, adesso ci stanno lavorando tutte le federazioni. Che poi tra l'altro non ci ricordiamo che qualcuno aveva fatto il furbo, quindi tutti con telecamera live. Sì. Che qualcuno magari, che ne so, io vo forte, vinco, non mi funziona la telecamera, magari Alonso che guida, insomma, ecco una cosa. E comunque ti dico una cosa, che questa è una novità di ieri. Dall'anno scorso, te la posso dire perché è uscita ufficiale, da due anni fa ACI è nata ACI Sport, quindi sì. Tu lo sai, perché fai il commentatore anche nelle gare, non ne avevi abbastanza, quindi ti sei messo anche nel mondo della simulazione a commentare. E vabbè, è uguale. Esatto. E quindi da ieri praticamente l'e-sport, quindi la simulazione di guida, è stata riconosciuta dal CONI come disciplina automobilistica.
Quindi è un risultato incredibile per tutto questo movimento. Come te la cavi con gli sport? E-sport? No, 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 no. Cioè, nel senso, simulatore, quello che è la preparazione al simulatore, la faccio anche io e quant'altro, però non faccio gare e-sport. No, no. Non ti garba questa cosa. Allora, noi dovremmo avere ancora delle altre foto che andiamo a commentare, perché ci servono anche da spunto. Anche questa. Nico Müller. Sì. BTM. Qui di che cosa si parla? Il signore, che tra l'altro conosco anch'io, perché l'ho conosciuto a Misano e l'ho anche intervistato, Nico Müller, pilota ufficiale Audi, DTM, ma si parla ancora di quello vero. Perché quest'anno, ricordiamo, siamo con le GT3, dal prossimo anno forse dovremmo avere, non si sa, speriamo si ritorni alle vecchie macchine, ma anche DTM comunque, perché comunque abbiamo visto Alfa Tauri con Elf Corse e roba varia. Nico Müller è uno di quei piloti poliedrici che va forte. Che c'entra Nico Müller con SR Racing? Allora, noi sia con Nico che con André, è da anni che collaboriamo con loro e con le loro carriere, quindi ce lavoriamo con loro, quindi è per quello che Nico è in queste foto come me. Ovviamente, ne abbiamo altre, vediamo un po' se ne abbiamo altre, perché abbiamo di diverse, credo. Sì. Qui vedo... Questa era la Misano Serale... C'è del DTM. Sì, andiamo avanti. Per correre di notte comunque c'è sempre al suo fascino. E qui siamo di giorno invece, che stiamo parlando, cioè, con Nico in griglia prima della partenza. Quanta gente c'era comunque. E speriamo che torni. Speriamo che torni, sì, perché vedere gli autodromi un po' così... Queste vediamo le tribune appunto di Misano, se non sbaglio. Sì. Questo è il piccolo... Abbiamo voluto mettere queste foto qua perché Misano è la tappa italiana del DTM, era giusto omaggiare casa nostra. Sì, poi insomma il circuito comunque è sempre in evoluzione, perché abbiamo visto, sono stati inaugurati nuovi box, è stata inaugurata la nuova piazza con i negozi, verranno finite ora poi le salette sopra, e poi tra l'altro all'ultimo piano verrà fatto, ora non mi ricordo il termine tecnico, ma una specie di cucina all'aperto per fare serate, quindi diventerà un autodromo anche lì a 360 gradi. Si vive l'autodromo. Si vive l'autodromo. Tra l'altro guardavo proprio un post di Sergio Peroni, che la nostra prossima tappa sarà settimana prossima in quel di Masone, e lui invitava comunque anche le famiglie, perché a Masone tra l'altro c'è la piscina, quindi uno si può rinfrescare, anche perché posti all'ombra non ce ne sono come a Misano. C'è la piscina anche a Misano, comunque, lo sai. C'è la piscina anche a Misano, sì. A parte c'è qualche team, soprattutto i tedeschi e gli austriaci, che se la mettono proprio dentro il box. Bellissimo, cose bellissime. Allora, dovrebbe avere anche altri filmati? No, penso che adesso tocca a Jenny, i filmati di Jenny. Bene, allora andiamo a vedere un po' di filmati di Jenny. Okay. Sei emozionata a rivederti? Fa strano un po'. Fa strano. Un po' sì. Fa strano. Famo strano. Bene, regia, andiamo con il primo filmato. Pelo, sì. In pieno? In pieno.
poi dopo full gas. Full gas e poi dopo però bisogna frenare ai cimini, ai cimini, sì, meglio frenare. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di fare dei giri con la Urus, tra l'altro ringrazio anche Filippo, e beh, da uno che commenta a vederla dal vero è diversa. Infatti io considero anche Vallelunga uno dei circuiti molto più tecnici del panorama mondiale, posso dire. Infatti non mi ricordo era chi diceva, molti ingegneri dicevano: se la vettura va bene a Vallelunga va bene ovunque, perché hai di tutto, hai questa parabolica che è praticamente la Roma, ha circuito la parte più lenta che ad esempio è il Tornantino, hai lo scolletto, la trincea, c'hai ancora una lunga frenata ai cimini, che tra l'altro molto importante uscire bene dalla curva. Sì, assolutamente, curva Roma, perché poi è molto lunga. Quanti filmati abbiamo di Jenny? Ce ne sono altri? No, ci sono le foto, credo, sai. Ah, vabbè, andiamo anche a rota con le foto. Stavi bassa, eh? Sì, bella bassa. Nonostante questo, li passavi, ho visto delle partenze not indifferent, come direbbero gli inglesi, anche se sto lasciando la Brexit, insomma, vabbè. Qui siamo a Vallelunga. Sempre Vallelunga, sì. Sì, riconosco il Prato, lo riconosco dal Prato. Vabbè, sì, insomma. Senti, come ti è sembrato Vallelunga? Vallelunga molto tecnica come pista, come dicevi tu, e mi sono trovata molto bene, nel senso che l'avevo provata prima al simulatore, perché non c'ero mai stata, non avevo fatto test. Che differenza hai trovato tra simulatore e... Allora, è stato leggermente diverso salire poi in macchina, però più che altro, esatto, per la forza G magari, per la velocità, però per il resto il tracciato era uguale, identico a quello che c'era sul simulatore. Anche perché i simulatori di adesso hanno una capacità di riprodurre la realtà che è micidiale. Sì, deve essere così, perché altrimenti non si... Anche se manca ancora un vero dato, la forza G, che non ce l'avremo mai, che era da sola la macchina. Sì. Io mi ricordo una frase che mi portò Luca Drudi, papà di Mattia, mi disse: io non riesco ad andare al simulatore, nel senso che, abituato dopo tanti anni di corse, quando vado a frenare o ad accelerare, il mio corpo dice, l'occhio vede, ma in realtà il resto del corpo dice: che stai a fa? Quindi molti hanno di difficoltà, insomma. Senti, ma i prossimi impegni? Chi risponde? Non lo so, dimmi tu. Vai. Prossimi impegni, attualmente Imola, il weekend del 3 settembre, sempre con Formula X. In campionato come siamo messi? Campionato per ora siamo primi. Abbiamo anche un po' di margine sul secondo, quindi cerchiamo di continuare. Hai legnato i ragazzini, eh? Sì. Sì. Ti guardano un po' con l'occhio strano, tu guarda questa come cammina. Però sì, adesso cerchiamo di continuare su quella strada. E quante tappe ci sono alla fine? Ancora del campionato? Tre. Ancora tre, sì, siamo a metà. Quindi giro di boa della stagione per Jenny, che è in testa al campionato. Quindi se qualche ragazza, donna, come si dice ora? Donna, ragazza nel senso che è più giovane, si volesse avvicinare a questo sport, che consigli dai? Ovviamente di metterci tutta la grinta, tutta la voglia, e di metterci il 100% in quello che sta facendo, perché solo così possono venire i risultati e le cose buone. Quindi anche se magari da fuori può sembrare uno sport più maschile, perché siamo ancora a quel punto lì, di non spaventarsi, non vederlo in quel modo, perché c'è spazio anche per noi ragazze, per noi donne. Quindi se è quella che è la tua passione, è quella, credici e vieni anche tu in pista. Ok, mi hai dato ora un attimo uno spunto, perché vorrei fare un ricordo. Parlavamo di donne al volante, quindi mi viene in mente da qualche parte
È qui la tuta di Michela, la tuta di Michela Cerruti, perché settimana scorsa, venerdì, è venuto a mancare il papà Aldo Cerruti per il mondo del motorsport Baronio. Lui volava con le Alfa Romeo GTA e tra l'altro amava sempre dire mai graffiata una. Aveva il suo modo di Questo approcciare il motorsport con grande cultura, sapeva. Nel 2004 credo sia entrato a far parte della società di Romeo Ferraris e quindi ha lasciato un grande vuoto. Quindi vorrei fare ecco, un ricordo appunto per Aldo Cerruti, per gli amici Baronio. Io l'ho conosciuto, ci ho lavorato, era una persona meravigliosa e quindi anche a me sicuramente mancherà. Ma ritorniamo a noi, siamo nei saluti finali perché ridendo e scherzando. Abbiamo fatto circa 50 minuti, come vedi, così, tatam, nonchalance. Prossimi appuntamenti per te, invece. A parte i prossimi appuntamenti, sempre in pista. prossimi appuntamenti per me è, beh, 24 ore di, abbiamo la 24 ore di Le Mans, ci sono le tappe del DTM, c'è Geni ovviamente da seguire, poi ci sono le ultime due tappe in Bahrain, del WEC, perché ovviamente sai che è stato eliminato il Fuji. Ti ci porta in Bahrain? Non penso. E quindi saranno c'è due gare nella stessa settimana praticamente, quindi questi sono i prossimi impegni di S-Racing, fuori che noi facciamo anche c'è la gestione tecnico-sportiva dei team che ce lo chiedono, ed esempio siamo a Imola domani con TCR. Quindi ti rivedo domani? No, Ah. no perché domani devo andare. Oggi per chi guarda la puntata ovviamente è oggi. Esatto, no, domani sarò col kart perché devo andare in un kartodromo, quindi Beh, devo andare a vedere dei piloti. non ci facciamo mancare niente, Soave, quindi. No, assolutamente, assolutamente no. Senti, salutiamo il nostro amico anche perché i famosi cappellini, Poi ti dico. i famosi cappellini invernali forse arriveranno adesso, non lo so, ma salutiamo ovviamente Frim, salutiamo Massimo Foffano e tra l'altro gli sto stuzzicando, li facciamo un altro RVR, vediamo. Sai, adesso stanno correndo tutti, c'è dal vivo, adesso questo fine settimana qua c'è Sì. il Rally di Roma anche, quindi sono tutti impegnati nel reale. Nel reale, quindi che cosa dire? Che cosa dire? Tenete d'occhio, posso dire la Sì. donzella è stata con noi, Jenny Sonzogni, tra l'altro quando poi. No, perché dopo se no lui fa sempre quello che non mi hai detto niente. Allora, puoi venire quando vuoi, quindi ora abbiamo i testimoni, puoi Sì. venire Jenny quando vuoi, magari un giorno ci porti André, se rimane. Il nostro studio è questo, la passione è tanta, ma sicuramente. Anzi, guarda, un giorno la faremo con Chicco, così. Beh, Chicco Galbiati, quindi tutta la famiglia Galbiati che tra l'altro salutiamo e Assolutamente. soprattutto facciamo i complimenti a Chicco perché in questo momento è un pilota Lamborghini, sta correndo in un campionato molto importante che è il GT World Challenge con un team di tutto Che rispetto che è grasso. il Team Grasser, che è il team ufficiale che rappresenta Lamborghini, sta andando forte, l'abbiamo visto crescere, evolversi, ci ha abbandonato. No, a parte gli scherzi, sta facendo una bellissima carriera. Anche lui è iniziato con il monoposto, però la monoposto non era la sua macchina. Avete visto? È salito sulla Super GT Cup al Mugello e da lì amore a prima vista. Magari chissà, un giorno vedremo Jenny a bordo di una 488, no, perché ormai ci stiamo aspettando l'evoluzione. Però, insomma, noi intanto ti auguriamo il meglio. Grazie. Adesso c'è la Woman Series che aspetta. Eh sì. Non lo volevo dire. Ok, allora il sta lavorando per portarla in questa Woman Series, una serie dedicata tra l'altro alle sole donne e soprattutto che segue anche il DTM, perché a Misano, per esempio, all'epoca c'era Da insieme. quest'anno però il campionato c'è di contorno della Formula 1. Sì. Quindi Quindi. uno spunto ancora più importante, guarda, si è illuminato l'occhio. Quindi da Stefano Reali, da Jenny e da Federico
È tutto in questo speciale, tra l'altro lo potete seguire anche sui social di Idea Plus, sul portale YouTube, vi ricordo Instagram, Facebook di Idea Plus di Splash Show 2015, quindi vi invito ad iscrivervi comunque al canale, quindi anch'io dovrò cercare di reinserire un po' di roba, quindi social e tutto quanto, quindi per noi è tutto, speriamo di rivedervi presto e allora andiamo con la sigla. I never did it.